Rossella Barbera, ci racconta un poco dove lavora, qual è il suo ambito lavorativo? Allora, io lavoro al CPA Palermo 1, che è il Centro Provinciale Istruzione per Adulti. È una scuola di nuova istituzione, perché questo è il terzo anno che c'è, e che raccoglie un po' quelle che un tempo erano tutte le scuole medie serali, che prima dipendevano dalla scuola del mattino, ora invece hanno un unico dirigente, in particolare la mia, la professoressa Sorce. Questa struttura in realtà accoglie tutti quelli che non sono riusciti a completare la scuola media entro il 16° anno di età, quindi tendenzialmente appunto per maggiorenni, però in realtà anche per minori che abbiano almeno 16 anni, che però siano accompagnati ai servizi sociali. Quindi in realtà la scuola in cui vanno automaticamente tutti i minori stranieri non accompagnati che abbiano 16 anni, nonché tutti gli immigrati maggiorenni. Quindi il 90% della nostra popolazione scolastica in realtà è composto da migranti. E la modalità di accesso alla scuola? Basta semplicemente andarsi a iscrivere presso la segreteria della scuola, senza nessuna difficoltà, ovviamente presentando o la richiesta di permesso di soggiorno, per chi già ce l'ha, anche il codice fiscale. La scuola quando si svolge? La scuola ha diversi turni, sia la mattina che il pomeriggio. In realtà, appunto, siccome è la vecchia istruzione per adulti, il turno principale era quello pomeridiano, però ultimamente, proprio perché abbiamo sempre più ragazzi, stiamo tentando di attivare più turni possibili di mattina. Al momento ce ne sono soltanto un paio, però diciamo, la nostra intenzione è quella di attivarne di più, perché ci rendiamo conto che La per i richiesta. minori è più utile anche per una maggiore integrazione, perché i loro coetanei vanno a scuola la mattina. Certo. E in maniera proprio pratica le materie che si insegnano, un po' il numero di ragazzi che partecipano in ogni classe. Alla fine del percorso di studi i ragazzi conseguiranno la licenza media, quindi le materie sono più o meno quelle tradizionali della scuola media. E ovviamente sono un po' più compattate e sono le materie principali. In particolare al CPA Palermo 1 si insegnano italiano, storia e geografia, matematica, scienze, inglese, in alcuni corsi anche il francese, e tecnologia. E in più sono attivati anche dei percorsi di alfabetizzazione per chi non sa leggere e scrivere, quindi sia per chi non sa leggere e scrivere, sia per chi ancora non ha competenze di lingua italiana sufficienti, allora in quel caso ci sono questi corsi. Il percorso di studi è basato sul numero di ore frequentate, e questa è la grande differenza rispetto alla tradizionale scuola del mattino. Quindi noi abbiamo, i ragazzi per arrivare alla licenza media devono frequentare 400 ore di lezione al massimo, più 200 se devono essere alfabetizzati. Quindi con 600 ore di lezione, se arrivano ragazzi analfabeti, riescono a conseguire la licenza media, ovviamente se hanno anche La voglia, la volontà. sì, e le competenze acquisite. Però per accedere all'esame devono fare un determinato numero di ore. La cosa estremamente vantaggiosa è che noi riconosciamo le competenze pregresse, quindi all'inizio dell'anno si fanno dei test d'ingresso, delle interviste narrative, che servono proprio a capire se il ragazzo ha già delle competenze per cui può scalare queste ore. Quindi in realtà, se un ragazzo ha già studiato nel proprio paese e mostra di avere buone competenze, in teoria iscrivendosi a settembre potrebbe anche riuscire a fare l'esame a marzo, frequentando con costanza. Quindi l'intervento è Sì, personalizzato, quindi. ogni studente ha un suo percorso personalizzato, appunto in base alle sue competenze di base. E da parte dello studente cosa ci dice? Come vive questa esperienza? Allora, per la maggior parte di loro è una grandissima conquista la scuola, perché sia gli analfabeti che non hanno potuto studiare, che la vivono quindi come finalmente l'accoronamento di un sogno, sia per chi ha già studiato e quindi ha voglia di crescere nel nuovo paese in cui si trova a vivere, si rende conto dell'importanza sia della lingua ma anche delle leggi, perché molti ragazzi, quando gli chiediamo perché vieni a scuola, ci dicono: io devo vivere in questo paese, devo imparare le regole di questo paese, quindi le leggi ma anche la lingua, e quindi si rendono conto perfettamente che per l'integrazione è fondamentale, e questo è, direi, il 99% degli studenti. Poi, come in tutte le situazioni, E i risultati che riescono ad ottenere?
soprattutto i ragazzi migranti. Sì, allora, sono stati, devo dire, strepitosi, perché gli analfabeti hanno ottenuto quasi tutti. Certo, per gli analfabeti è estremamente complicato, e questo è un problema del nostro, purtroppo, sistema di insegnamento italiano, che prevede soltanto 200 ore. Perché un migrante analfabeta che arriva a 16 anni ha grandissime difficoltà ad apprendere la lingua, perché ha difficoltà a capire, percepisce la frase come un'unica parola, ha difficoltà a capire dove finisce una parola e quindi le terminazioni. Quindi è un lavoro obiettivamente complesso, quindi con gli analfabeti i risultati sono notevoli, perché ovviamente fanno un grandissimo salto in avanti, però all'interno di queste 200 più 400 ore non arrivano a risultati, diciamo, che gli possano permettere di andare oltre un corso professionale di solito, cosa che quasi tutti fanno poi dopo, quindi tutti, nessuno si ferma esclusivamente al terzo medio, sono estremamente pochi. Ed è un passaggio che comunque curate anche voi? Sì, nel senso, noi facciamo un percorso di orientamento durante l'anno, li portiamo anche a visionare gli istituti, e gli chiediamo anche quali sono le loro prospettive per il futuro, quali sono i loro desideri, quindi cerchiamo di orientarli in questo. Per quanto riguarda invece chi è già alfabetizzato e ha già studiato nel suo paese, io le posso dire che l'anno scorso abbiamo avuto un grandissimo successo, perché una dozzina di ragazzi si sono preparati poi durante l'estate, li abbiamo prima preparati noi, e poi durante l'estate anche dei volontari li hanno aiutati, a settembre hanno fatto l'esame e sono andati direttamente al terzo anno delle superiori, quindi hanno fatto un salto notevole, che per un migrante che ha sempre poco tempo, soprattutto un minore, ha poco tempo, perché appena fa 18 anni rischia di essere trasferito, riuscire a accedere direttamente al terzo anno è veramente un grandissimo successo. Quindi comunque avete. E invece, volendo parlare un poco di vincoli, di limiti, che comunque penso che purtroppo anche nel lavoro era quello si riscontra. Che, allora, il primo, che è prettamente burocratico, era quello che un po' accennavo prima, soprattutto per i minori la grandissima difficoltà è l'età proprio, perché quando fanno 18 anni rischiano di essere trasferiti, perché ci sono strutture per minorenni e poi devono essere trasferiti in una struttura per maggiorenni. Queste strutture per maggiorenni possono restare per un massimo di 6 mesi dall'ottenimento del permesso di soggiorno, quindi se hanno già avuto il permesso di soggiorno possono stare solo 6 mesi, quindi per loro il tempo è tiranno, ed è tiranno sotto due punti di vista: il primo, che devono cercarsi un'autonomia, perché devono cercare un lavoro, ogni tanto una borsa lavoro, proprio perché se vogliono continuare a studiare devono potersi mantenere anche al di là dell'accoglienza. E il secondo, che è il problema più grave che stiamo riscontrando, è che i posti a Palermo non sono molti, e quindi molto spesso i diciottenni vengono trasferiti fuori dalla città. Questo provoca un'interruzione nel percorso di integrazione che a mio avviso è veramente grave, perché il ragazzo magari si trova a Palermo da un anno e mezzo, ha un circuito di conoscenze che non sono soltanto amici coetanei, che sono fondamentali, ma anche proprio di persone che lo aiutano, che lo fanno, di persone di riferimento. Ha iniziato un percorso scolastico e rischia di non poterlo finire, perché molto spesso molti ragazzi fanno, consideriamo che gli esami da noi sono o a marzo o a giugno, il rischio è che non possano, dopo aver studiato, dopo essersi impegnati, possano non riuscire a conseguire il titolo. Perché non è previsto neanche, quindi, che il ragazzo, visto che sta frequentando la scuola, può restare il tempo di conseguire? Allora, dipende molto anche dalle richieste della comunità, ci siamo resi conto, cioè ci sono comunità più attente che quindi fanno questo percorso con i ragazzi e spingono anche in prefettura per tenerli un po' di più il tempo che finiscano gli studi, altre comunità che non lo sono altrettanto, quindi questo senz'altro. Però siccome le richieste sono tante, siccome poi ci sono tanti altri minori che devono accedere al servizio di accoglienza, a volte anche con tutta la buona volontà della comunità non c'è la possibilità. Quindi questo è un grandissimo handicap del sistema. Che viene vissuto dal ragazzo, cioè il ragazzo diventa, è cosciente di... Sì, e viene vissuto molto male, soprattutto quando si avvicinano ai 18 anni, sono proprio preoccupati. Ritornando proprio all'integrazione che lei
può notare all'interno della classe fra i ragazzi? Allora, i ragazzi hanno una capacità di resilienza immensa che deriva, noi ci siamo molto spesso confrontate con gli altri colleghi, secondo noi deriva proprio da questa loro capacità di stare insieme e di supportarsi a vicenda. In lingua Fulani questa cosa si chiama giocherenda e ci piace anche molto questo termine perché ci richiama il gioco, ma in realtà la cosa bella è che la traduciamo con solidarietà, ma potremmo tradurla anche con comunione, cioè loro lo spiegano così, ci dicono giocherenda è composto da due parole, uno è l'unione, l'altro è l'articolazione. Cioè il braccio è legato al corpo, però si può muovere e quindi hai questa capacità di stare insieme pur essendo ognuno autonomo e però stando attento agli altri, quindi c'è sempre un occhio sull'altro se ha bisogno. Quindi questo lo riscontrate, sì, devo dire. Sì, fra di loro moltissimo. Forse anche troppo, perché a volte ecco, un po' di preoccupazione aiuta anche a una maggiore progettualità e invece qualcuno dice tanto c'è il gruppo che mi protegge, certo, in qualche modo. Però in realtà è una grandissima risorsa. Per loro sicuramente sì, perché sì, se si trovano poi in un territorio dove possono avere un gruppo a cui attingere, sicuramente. Vuole dirci qualcos'altro in conclusione? Non lo so, sul... Diciamo che la mia scuola può funzionare, credo, se c'è una grandissima apertura sul territorio, è una cosa fondamentale. E quindi le uscite, gli incontri con altre scuole diventano fondamentali ed essenziali proprio, perché questi ragazzi hanno grandissimo bisogno di incontrare coetanei italiani. E quindi lo sforzo che facciamo il più possibile, che ancora non riusciamo a compiere pienamente, però è proprio quello di farli incontrare con studenti di altre scuole, con farli fare percorsi insieme, che non sono gli studenti italiani o poverini incontriamo i migranti, ma facciamo un percorso di formazione insieme. E su questo c'è qualche progetto su cui state lavorando? L'anno scorso abbiamo fatto qualcuno dei moduli del LIP di Philip Zimbardo, quindi l'Heroic Imagination Project, che proprio dice come creare eroi nel male, cioè in una situazione difficile, come diventare eroi, come si fa a diventare eroi. E allora questo percorso che ovviamente va contro il bullismo, contro l'indifferenza, è stato molto bello vederli lavorare insieme, hanno lavorato molto bene, perché ognuno portava la sua esperienza, certo. Sì, questi sono i percorsi che sicuramente secondo noi sono più produttivi. Così come perciò anche la progettualità futura, cioè sì, creare l'orientamento è fondamentale, fargli vedere che possibilità ci sono e anche fargli osare nel desiderio, ecco, perché molto spesso si pensa al migrante, vabbè, il migrante tende, poi va a occupare i posti più bassi della società, e invece no, perché molti di questi ragazzi sono veramente strepitosi, sono solo quello che... È una cosa terrificante da dire, però se sono arrivati qui sono frutto di una selezione. Sì. Sicuramente sì. E quindi se hanno delle forze, delle capacità che possono veramente fare grande la nostra società. Noi abbiamo bisogno di queste loro capacità e non soltanto come badanti o cameriere. Sì, perché poi purtroppo... E quindi formarli e fargli sperare in una formazione anche, e fargli desiderare una crescita professionale. Sì, anche perché se, come diceva, loro già arrivano con questa voglia anche riconoscere l'importanza dello studio, sicuramente da parte loro c'è, e poi riuscire a fare il passaggio col territorio. Senz'altro. Perfetto. Grazie. Prego, grazie a lei.